Ciao bimbi, sono la maestra Paola della Scuola Sacro Cuore di Pescara. Questa mattina, alzandomi e vedendo questa bellissima giornata, mi è venuta voglia di colorare, di dipingere e di disegnare. E ho fatto questo. Intanto sul foglio scritto "Arriva la primavera, cosa vedo?" Ed io affacciandomi dalla finestra, la prima cosa che ho visto è il sole, che era ed è bellissimo, e l'ho dipinto con gli acquerelli, dando anche un tocco di arancione. A fianco ho dipinto con la tempera e il cielo. E voi sicuramente starete dicendo: "Ma la maestra che ha fatto le onde al cielo?" No, è così che mi ispirava questa mattina, è così che vedevo il cielo. Luminoso, bello, grandissimo, immenso, e l'ho voluto dipingere così. Poi, sempre affacciandomi dalla mia finestra, ho notato un albero in fiore. Penso sia il fiore del pesco oppure di qualche altro frutto, non so, perché da lontano. Ma guardate la particolarità del tronco. Io non l'ho né dipinto né colorato, bensì l'ho tratteggiato, ho fatto il tratteggio. E voglio che lo facciate anche voi, perché voi siete bravissimi. Mentre la chioma l'ho colorata, sempre con il cielo sopra. A fianco, in questi giorni abbiamo notato che in tutte le case, perché voi stessi bambini mi avete detto che avete un ospite, la coccinella, e anche io ne ho una che gira per casa e non la trovo più. Mi è venuta voglia di disegnare la coccinella perché mi dà l'aspetto della felicità, dell'arrivo delle belle giornate, del caldo. E poi sul mio balcone volavano le api, hanno iniziato a volare le api, uscire fuori dalle loro, diciamo, tane, perché ho ospiti anche le api in casa, sul balcone. Un altro elemento che ho notato nel mio giardino sono i fiori, ne sono nati tantissimi, colorati, rossi, gialli, di tutti i colori. A me è piaciuto colorarlo di arancione. E un altro è la rondine, che è tornata nei nostri paesi, nel nostro paese, perché comincia a fare caldo e loro vengono a fare i nidi proprio nei posti caldi. E li ho visti che volavano su nel cielo, bellissimo, vero? Allora, questi tre fogli, che voi potete disegnare, quella maestra vi ha dato degli spunti, però voi potete disegnare, dipingere, colorare tutto ciò che vi piace, e lo potete conservare nel libro dei ricordi che vi hanno suggerito la maestra Paola con la maestra Chiara, ricordate? Ma non è finita. Io poi ho rifatto questi elementi che sono i fiori, guardate, ho fatto un fiore diverso, guardate anche qui. Non ho colorato, ho fatto il puntinismo, ho fatto con i puntini. Bellissimo, vero? Fatelo anche voi. Poi ho fatto la coccinella, ho fatto l'albero, la rondine, un altro fiore uguale all'altro e l'ape. Particolarità, ho messo dietro la cannuccia attaccata con lo scotch. Voi mi direte: "Perché maestra hai fatto questo?" Ve lo spiego. Con l'aiuto della mamma o del papà potete inventare delle storie da raccontare ai vostri fratelli o alle vostre nonne. Partendo così da una rondine che arriva, aspettate, che è il contrario, di una rondine che arriva, che vola nel cielo. Questa rondine incontra la coccinella. "Ciao coccinella, io sono tornata nei paesi caldi e tu?" E si vanno a posare su un albero, felici di stare con lui, e parlano anche con l'albero. Che ne pensate? Può essere carino? Inventate voi e poi fatemi video e mi fate vedere. Ok, bimbi? Ciao, buona giornata!